sempre piaciuto da una volta che l'ho sentito e poi sono le percussioni. Percussioni. Flauto traverso. Tromba. 400 sono stati i giovani musicisti partecipanti al 25esimo raduno delle bande giovanili valdostane che si è tenuto a Châtillon. È stato emozionante suonare oggi? Sì. Sei riuscito a fare tutto come dovevi? Tutto perfetto? Più o meno. Hai sbagliato qualcosa? Sì. No, non è la prima volta che faccio un concerto, è andato abbastanza bene. Ma io all'inizio ero un po' in ansia, poi mentre suoni sudi, quindi io essendo anche con la parrucca. Vi aspettiamo assolutamente al 50esimo dell'Ice Valle d'Aosta al Castello di Emaville venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Organizzato dal Corps Philharmonique de Châtillon, il raduno si è svolto con grande cura per ogni dettaglio. Allora, la giornata è stata molto molto divertente, i ragazzi si sono entusiasmati di questo anche gioco che c'è stato durante il pomeriggio, oltre alla musica, quindi questo fantaraduno con questi scherzi, parrucchi, occhiali, cose divertenti, tra cui anche la mascotte, che è stato il nostro non plus ultra. Devo dire che è andata molto bene, anche perché quest'anno ci siamo messi molto alla prova con queste sfide, quella dai calzini spaiati a usare gli occhiali, a comunque sapere un pezzo a memoria, un po' di sfide, ci hanno messo alla prova. Molto contenta anche per i punti che ci hanno fatto ottenere i nostri parenti e i nostri amici, perché comunque con il loro tifo abbiamo guadagnato 40 punti. 13 bande hanno partecipato, tutte con l'obiettivo di ottenere più punti nella classifica della Fanta Rassegna 2024, presentandosi con accessori colorati, calzini spaiati e addirittura la divisa con kilt per i direttori. Direttori tutti emozionati. E cioè, ho deciso di dedicarmi proprio la mia vita alla musica. E il fatto di dirigere un gruppo di giovani è proprio bello perché posso crescere con loro. E oggi l'emozione però c'è e direi che è doppia, visto che due sono le bande che lavorano, c'è anche un po' di senso di responsabilità di dover mandare avanti il lavoro fatto in questi mesi anche dal mio collega Emanuele, che ci tengo a ringraziare anche in questa occasione per la collaborazione e per il lavoro svolto. Oggi sono andati molto bene, direi, sono molto contento di come hanno suonato, è stato un lungo percorso iniziato in realtà l'anno scorso, è un anno e mezzo che io li accompagno come direttore e si vede il lavoro fatto, mi sono anche confrontato con il pubblico, con i genitori, sono tutti molto soddisfatti. E ragazzini con in mano gli strumenti che permettono già loro di iniziare ad esprimere il loro talento. Per me crescere con la banda è un'emozione forte. Mia cugina, che si è esibita anche lei oggi, la vedevo suonare e allora ho voluto provare anch'io. Una volta erano venuti a scuola a suonare quelli della banda e mi era piaciuto molto vederli e allora ho voluto provare. Ringrazio anche la banda, il Corps Philharmonique di Châtillon per l'occasione che ci dà tutti gli anni, perché questa è una manifestazione che fa crescere i ragazzi.